Castellone. Di Elisabetta Fiorito. Passiamo a Napoli, dove nell'ambito del Campania Teatro Festival è in scena Eretica, una produzione del Franco Parenti di Milano, come ci racconta il curatore Alessandro Ceresi. Eretica è una celebrazione del pensiero critico e dell'eresia, intesa nel suo significato più profondo, cioè la capacità di fare scelte divergenti e sfidare i dogmi. La giornata, che si terrà il 7 novembre al Teatro Mercadante di Napoli, è dedicata a Giordano Bruno, il grande filosofo che nel 1600 venne condannato a essere bruciato vivo dalla Chiesa per le sue idee rivoluzionarie. Non parliamo solo di eresia religiosa, ma della forza di chi ricerca una verità più ampia, una visione aperta sul mondo. Eretica è strutturata come un percorso in tre atti e ogni quadro esplora un aspetto diverso dell'eresia e del libero pensiero. Il primo modulo, alle 18, si intitola L'eresia del mondo e propone una lettura spettacolo del Grande Inquisitore dai fratelli Karamazov di Dostoevsky. In scena l'attore Fausto Cabra e la musicista Mimosa Campironi metteranno in evidenza il conflitto eterno tra il potere e la libertà individuale. Il secondo atto, Il processo e il libero pensiero, si sviluppa come un dibattito spettacolo. Qui ci immergiamo nella vita e nel pensiero rivoluzionario di Giordano Bruno. Il dibattito verrà intervallato da una lettura teatrale tratta da Processo di Giordano Bruno di Mario Moretti, un testo che ci porta nel vivo della sua tragedia, ma anche della sua straordinaria audacia intellettuale. Infine l'atto conclusivo, Il rogo al contrario. Gli spettatori saranno invitati a scrivere su un foglio una parte di ignoranza o chiusura mentale che desiderano trasformare.